racconti quando ho cominciato a lavorare con lui, quali sono le prime cose che gli ha insegnato? Per la prima, come si diceva, guardava, la rubava un po' gli occhi, no? Sì. Anche. Poi una cosa, poi un'altra, piano piano e ha cominciato a venire su. Il colombino, hai detto un minuto, non mi è mai colombino. Già si dice figlio, no, non andare a colombino, ha cominciato così a guardare, a vedere, lì piano piano ha visto. Tanto non è inutile stare a insegnare. Certo. Tu gli insegni una maniera, no? Sì, e poi dopo, quando dopo che cominciasse, fa tutto diverso. Perché ognuno già la fa mano di lavorare, no? Ah, questo è normale, dice. La lavorazione tradizionale è quella del lavoro fondato, come si dice da noi, oppure colombino, come si dice negli ambienti ufficiali, non è stata tramandata in modo vistoso, in modo massiccio. Chi voleva imparare doveva imparare a proprie spese, insomma, praticamente anche restando un'ora in più la sera in fabbrica. Insomma. E quindi oggi, attualmente, credo che solo 5-6 persone all'Impruneta sanno fare il lavoro fondato. La linea del soggetto, la si vede anche a occhio, è caratteristica, sì, però è caratteristica in funzione di una costruzione che si basa su certe misure, e le quali misure devono fare in modo che l'orcio o la conca corrisponda a un determinato volume o capacità, sì, che si riferiva a misure antiche già medievali, sono le stesse, no? Di misurare i liquidi secondo barili, mm-hmm, o fiaschi o altre sottomisure. E questo è andato via, queste cose si sono perse, si è valutato l'oggetto in funzione della sua eleganza. Questa eleganza era un compromesso anche fra la capienza del forno e la possibilità di produrre la stampa. Quindi gli orci si sono snelliti anche. Anche perché ce ne stava di più nei forni. Ce ne stava di più. Le misure si prendono, io le prendo considerando l'altezza, sì, e una serie di diametri che sono anche marcati, diciamo, dalla presenza di cinghie e cordoni. Questo si chiama cordone, sì, questi si chiamano cinghie, e che rappresentano vari punti della lavorazione. Ho capito. Questa parte qui, segnata dal cordone, poco più sopra o poco più sotto, rappresenta la fondatura, cioè la parte che l'artigiano realizza in una sola volta all'inizio del lavoro. Sì. Questa è la lavorazione più importante, perché il fondo, diceva anche uno dei miei maestri, Ballegicino, è come iniziare una casa. Uh-huh. Quando si è partiti bene con il fondo, siamo quasi a metà dell'opera. Quindi avere le misure esatte di questi elementi, di queste coordinate orizzontali e verticali, vuol dire poi poter proseguire in modo preciso con le restanti misure. Infatti una variazione, per dire, di un centimetro nel diametro a questo livello può diventare di 2 o 2,5 a questo. Mm-hmm. Quindi questo va snatura sia la forma dell'oggetto, sia l'esattezza della sua capacità. Ho capito. Questo è l'insegnamento del maestro, cioè l'unico documento che mi ha lasciato. Io, in base a queste misure, ho fatto poi i miei esperimenti, le mie ricerche, e le ho ritrovate corrispondenti in tanti oggetti. Un'altra cosa che tu hai fatto è uno studio su certe forme particolari decorative che però datano un po' gli orci, no? Permettono di stabilire... Sì, ci sono per esempio delle io ho qualche fotografia lì, però anche poi gli oggetti veri. Questo è un orcio contenitore d'olio con forma tipicamente settecentesca, sì, e che ha un fiore, un ornamento, questo, che è composto da un circolo di fogli di quercia. Ecco, questo tipo di ornamento è presente dai primi del Seicento fino ai giorni nostri. Comunque dai primi del Seicento fino alla fine del Settecento c'è solo questo, non se ne trovano altri.
Questo è il calcolo che io ho fatto da un originale. Sì, sì, sì. E da qui viene poi detto questo fiore. Ci sono delle cose più recenti come questo, è più diffuso. Ed è ottocentesco. Rappresenta sempre un fiore, cioè, con i petali più stilizzati. Questa è la sua forma. È uno stampo in terracotta. È uno stampo in terracotta originale. Cos'è, un lascito di un maestro anche questo? L'ho trovato lì in fornace, probabilmente l'ha portato Oreste Bustinisi quando lavorava lì.